Ritocca a Bissek, le scelte di Inzaghi per la Lazio. Ancora privo degli olandesi De Vrij e Dumfries, il tecnico perde anche Cuadrado e Sanchez. Pavard recupera per la panchina, così in difesa ritrova spazio Bissek, che se la vedrà con un cliente ostico come Zaccagni, con il conseguente avanzamento di Darmian sulla linea dei centrocampisti. In allenamento è stato provato Carlos Augusto sulla fascia destra, ma la trasferta con la Lazio è troppo importante per fare esperimenti. Specialmente dopo il mezzo passo falso della Juve nell'anticipo di campionato venerdì sera a Genova. Inter, 3-5-2, Sommer, Bissek, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Lautaro, Thuram. Roma, infortunio per Aouar, c'è l'esito dei primi esami. La Roma perde un pezzo importante a centrocampo. La sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol ha visto infatti Mourinho costretto ad un cambio all'intervallo. Hussem Aouar aveva infatti stretto i denti nonostante un problema muscolare, per poi essere sostituito al 45 lasciando spazio a Stefan El Shaarawy. Secondo le prime indiscrezioni, per Aouar si parla di lesione all'adduttore sinistro, condizione che terrà il giocatore fermo per qualche settimana. Se ne riparlerà dunque nell'anno nuovo, in attesa di seguire l'evoluzione delle sue condizioni. Roma, Paredes ha le idee chiare. Tornerò al Boca Juniors. Leandro Paredes ha le idee chiare sul suo futuro dopo la Roma. Il centrocampista giallorosso, intervistato a D-Sports, ha svelato. Quando andrò in pensione vivrò nella capitale, ma tornerò al Boca Juniors. Questo mi è stato chiaro fin dal primo giorno che sono partito. Mi è rimasta la voglia di giocare a lungo in quel club. Prima o poi tornerò. Cuadrado KO, l'Inter valuta due profili in Serie A. L'infortunio di Juan Cuadrado costringe l'Inter a tornare sul mercato per un esterno destro e, oltre a Buchanan, spuntano due alternative in Serie A. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri valutano anche Antonio Candreva, Salernitana, e Patrick Ciurria, Monza. Atalanta, brutte notizie da Kolašinac. Filtrava ottimismo dopo le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta Gasperini nel giovedì sera europeo, e invece, a distanza di due giorni, le sensazioni che arrivano a Zingonia oggi sono molto diverse. Il difensore di sinistra Kolašinac, infatti, sente ancora fastidio alla caviglia, infortunio rimediato nello scontro di gioco con Osijek, e ad oggi ha meno della metà delle chance di farcela per la Salernitana, gara di scena lunedì sera alle 20.45 al Gevis Stadium. Inter, affaticamento per Sanchez, out contro la Lazio. Niente Lazio per Alexis Sanchez. L'attaccante cileno dell'Inter, alternativa assieme ad Arnautovic ai titolarissimi Lautaro e Thuram, non sarà a disposizione del tecnico Simone Inzaghi per la trasferta di domani sera in casa della Lazio a causa di un affaticamento accusato nel corso della seduta di rifinitura. Il numero 70, fino ad oggi, ha raccolto solo due reti in Champions League, mentre nessuna in cinque apparizioni in campionato, per poco più di due ore di gioco complessive. Non è un problema grave, ma si tratta di un'altra assenza che va ad aggiungersi a quelle di De Vrij e Cuadrado per il match che potrebbe, in caso di vittoria, valere il più 4 sulla Juve. Milan, casting per il difensore, la verità sull'Englet e Incapi. Vietato sbagliare.
È questo l'imperativo del Milan sul prossimo mercato di gennaio. La dirigenza rossonera sta lavorando alacremente per rinforzare la rosa, cercando anche di rimediare all'emergenza difensiva con tre giocatori fermi ai box per un lungo periodo, Thiaw, Kalulu e Pellegrino. Nel corso di questo fine settimana l'area scouting sarà molto attiva tra Francia e Germania. Siviglia, già esonerato Diego Alonso. È durata 2 mesi l'avventura di Diego Alonso sulla panchina de Siviglia, sempre più in crisi in Liga dopo il disastro in Champions League. La sconfitta interna contro il Getafe, infatti, gli è costata l'esonero lampo. Lipsia, Forsberg va a New York. Emil Forsberg lascia il Lipsia e si trasferisce ufficialmente ai New York Red Bull. Per lui contratto sino al 2027 a partire da gennaio, quando sbarcherà in MLS. Torino, il DS via a GNATI, Sanabria importante per noi. Il DS Davide Bagnati ha ribadito che il Torino non vuole privarsi di Sanabria. Da quando è arrivato è un giocatore importante per noi, l'anno scorso ha fatto un girone di ritorno incredibile e quest'estate abbiamo parlato con lui. Siamo contenti che sia qui con noi e siamo contenti, è un giocatore importante per il Torino, ha detto a Sky. United, futuro in Arabia per Martial. Anthony Martial sarà libero a parametro zero a fine stagione e non rinnoverà con il Manchester United. Secondo quanto riportato da Fichajes, LAL e Tifac di Gerrard starebbe valutando il possibile acquisto del Franexe a gennaio. Napoli, meluso. Zielinski e Osimhen. Lavoriamo sotto traccia, escono molte cose perché si deve parlare com'è giusto che sia, ma lavoriamo con grande riservatezza. Vedremo nelle prossime settimane. Così il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, sui rinnovi di Osimhen e Zielinski prima della gara col Cagliari. Dalla Germania, Roma su Hincapié del Leverkusen. Dalla Germania rimbalza la notizia secondo cui la Roma continua a monitorare con interesse Piero Hincapié, difensore del Bayer Leverkusen che ha una clausola da quasi 70 milioni di euro. Lo riferisce la Bild. Il giocatore ecuadoregno classe 2002 piace anche a Milan, Newcastle e Liverpool. Modric Real Madrid, a fine stagione sarà addio. Luka Modric sta vivendo i suoi ultimi mesi da giocatore del Real Madrid. Dopo 12 stagioni, la partenza del centrocampista croato a fine stagione sembra ormai certa e per il futuro c'è l'ipotesi Arabia Saudita. A riportarlo è Sport. Frank de Boer esonerato di Al Jazeera negli Emirati Arabi Uniti. È durata appena 13 partite l'ultima avventura di Frank de Boer, allenatore olandese con un passato in Serie A, Inter, e in Premier League, al Crystal Palace. L'esonero dell'Al Jazeera, club di Abu Dhabi iscritto alla UAE Pro League, la Lega degli Emirati Arabi Uniti, è arrivato dopo un avvio di stagione complicato. L'Al Jazeera ha iniziato la sua stagione con 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte in 10 partite di campionato. Real, Ancelotti, rinnovo? E lei società sa che io sono contento qui. Carlo Ancelotti ha risposto a una domanda sul rinnovo di contratto col Real Madrid, dopo le indiscrezioni di Marca che parlavano di un accordo in dirittura di arrivo e di una rinuncia alla nazionale brasiliana. Io credo che se la società è contenta già sa che io lo sono, le parole del tecnico. Quindi credo che per rinnovare non ci sia né alcuna fretta, né alcun problema. Monza, Roma e Inter su Di Gregorio.
Michele Di Gregorio è finito nel mirino di Inter e Roma per la prossima stagione. Secondo calciomercato.com, entrambi i club sono a caccia di un su cui puntare per il futuro e il classe 97 sembra essere il profilo ideale. Di Gregorio è cresciuto nelle giovanili nerazzurre e il rapporto tra i due club è ottimo, ma anche i giallorossi potrebbero andare all'assalto visto che Rui Patricio è in scadenza a fine stagione. Juventus, presto il summit per il rinnovo di Chiesa. La Juventus è pronta ad accelerare per il rinnovo di contratto di Federico Chiesa. Come riporta calciomercato.com, entro la fine di dicembre è previsto un summit tra la dirigenza bianconera e l'agente dell'azzurro, Fali Ramadani, con l'obiettivo di prolungare di almeno un anno l'accordo in scadenza il 30 giugno 2025.